settimana. Io volevo dire una cosa che mi piace molto, esatto. Io in questi giorni sono andata prima delle 5, insomma, prima di venire in diretta, passavo le mie 2 o 3 ore in teatro a fare entrare. Per entrare cani e porci. Ho un post produzione, scemo. E ho visto il marito della Clerici, che si chiama Eddie, sì. Eddie, che lavora molto con lei, e quindi lei quest'oggi nella conferenza stampa l'ha ringraziato pubblicamente, no? Sottolineando che molto del suo successo in questa edizione è, come dire, è dovuto al suo compagno. Mi fa anche specie, mi dispiace, e lei ha chiuso così dicendo, e se dicevo che questo spettacolo è un pochino avanti, lo devo anche al mio compagno, costretto però a stare seduto in seconda fila per le tante critiche ricevute. Guarda, è brutto questo. Non commento quest'ultima parte, sennò dovrei essere veramente cattivo con chi ha messo il povero Eddie in seconda fila, visto che il marito della Clerici lavora lì, si merita non la prima fila, ma anche, anche sul palco. Anche se non lavorasse, voglio dire, con la Clerici, è il suo compagno ufficiale, sta seduto davanti a sua moglie, che come è sempre stato per tutti, mi sembra, no? Tranne per me, che dovrebbero essere 5-6 lì, perché è un po' un casino. Comunque, fa niente, no, vorrei dire invece questa cosa di un'onestà pazzesca. Antonella è veramente una donna onesta come pochi ce ne sono. Certo. Anche perché ha lottato molto prima di Sanremo per avere Eddie al suo fianco. Eddie è venuto a sue spese, come scrive proprio quest'ansia, e si merita questi complimenti, non solo da parte di Antonella, ma forse da parte di tutti, visto che parte dello spettacolo. Bravo, anche bravo Eddie. È cubano? Non lo so, forse tunisino, non lo so, lei l'ha conosciuta in Tunisia, lei l'ha conosciuta. Tu di cubane ne sai molto più di me, andiamo avanti, va? Dai, andiamo avanti. Guarda, non ti reggo più, non ti reggo più, non ti reggo più, sono le 18. Antonella Rocchi, il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi scuote il popolo della libertà.